Roma, un nome che ispira rispetto e ammirazione anche alla sovrana di un grande impero. Ma Roma oggi ha un'aria quasi familiare che rende più dimessi, più umani i suoi famosi monumenti e le stesse cerimonie protocollari. Il presidente Gronchi ha accolto la regina Elisabetta d'Inghilterra come una giovane simpatica signora che vuole approfondire la sua conoscenza dell'Italia. La folla forma il coro festante di una magnifica festa popolare. Presso l'Arco di Costantino, Urbano Cioccetti, sindaco della capitale, pronuncia il tradizionale benvenuto. Ma meglio delle parole del primo cittadino sono le acclamazioni affettuose della folla, il suo entusiasmo sincero che dicono alla regina che Roma la considera un ospite gradita. Il fasto del Quirinale si schiude per il meritato riposo della sovrana. La regina e il principe risaputo amano moltissimo i cavalli e il pomeriggio riserva loro nella fantastica cornice di Piazza di Siena lo spettacolo sempre entusiasmante del concorso ippico. Fanno da cornice agli ospiti i nomi più belli dell'aristocrazia e della buona società romana e sul campo i migliori campioni internazionali di equitazione. Giovedì 4 maggio. In onore di Elisabetta il derby è stato spostato dalla sua data tradizionale. Alle capannelle si è radunata una folla d'eccezione. I giganteschi teleobiettivi documenteranno imparzialmente le toilette delle signore e il trionfo del vincitore. Ecco i cavalli che sfrecciano veloci. Una folata impetuosa che nel giro di pochi secondi consacrerà il nome di un nobile animale alla storia. Passeranno molti anni e un piccolo uomo narrerà ancora instancabile ai suoi amici: ho vinto il derby della regina. Mattina del 5 maggio, la visita ufficiale è finita, è giunto il momento del commiato. Da buoni padroni di casa, il presidente Gronchi e donna Carla accompagnano gli ospiti fino alla soglia del Quirinale. Ora, come tutti i turisti in visita a Roma, Elisabetta e Filippo d'Inghilterra si accingono a compiere un commovente itinerario. Quello che dalla piazza di San Pietro li condurrà al cospetto del Papa, Giovanni XXIII. È l'incontro fra due mondi che intendono ed esaltano i valori della tradizione, ma è anche l'incontro di due sposi felici con un padre affettuoso, che sa dimostrarsi tale con i più umili e i più potenti, con tutte indistintamente le creature umane. Ad Ancona, il Panfilo Britannia ha imbarcato la coppia regale per condurla a Venezia. Ancora una volta è il mondo di una grande e gloriosa tradizione che si prepara a festeggiare gli esponenti della corte più tradizionalista. San Marco, il Gonfalone, le 100 splendide chiese della città.
Ma come resistere alla tentazione di gettare un'occhiata alle vetrine, di ammirare i più bei pizzi e ricami del mondo intero? E come ricusare la felicità di smarrirsi nel dedalo delle calli e dei canali, meta prediletta di tutti gli innamorati? Torino è l'ultima tappa dell'itinerario italiano di Elisabetta. È in programma la visita della sovrana alla grande esposizione Italia 61. L'illustre ospite inaugurerà il padiglione britannico alla mostra del lavoro, dove tutto è pronto per attenderla. Ricevuta dall'avvocato Agnelli e signora, la regina è accompagnata dall'ambasciatore Arpanesi e dal generale inglese Kendall in una dettagliata visita al padiglione realizzato dagli inglesi. La partecipazione britannica alla grande esposizione che documenta ed esalta le conquiste di tutto il mondo nel campo del lavoro consacra una volta di più i legami di una ritrovata amicizia e apre la prospettiva di feconde realizzazioni. L'avvocato Gianni Agnelli guida Elisabetta verso la stazione del monorotaia per un giro panoramico del grande complesso. Tra poco, sull'aereo che li ricondurrà in patria, gli ospiti illustri e graditi si scambieranno, dopo giornate così dense, le prime impressioni. Lasciamo l'Italia pieni di meravigliosi ricordi e di nostalgia.